Esonda, storico segmento tematico di Remtech Expo, quali sono le direttive nazionali per la gestione dei grandi fiumi? Ai nostri microfoni la Protezione Civile. Dottor Cacciamani, quali sono le novità di questa edizione di Remtech Expo 2018? Oggi per esempio parliamo dell'unità di comando e controllo del fiume Po, che è una cosa per certi versi vecchia che deve essere attuata, che è un sistema, la gestione della governance a livello di prevenzione del rischio del bacino del Po, cioè in quali modalità noi possiamo organizzare le attività delle regioni assieme al Dipartimento con tutte le altre strutture che sono parte interessate delle autorità dei grandi laghi, l'autorità di bacino eccetera, per la gestione del rischio alluvioni. Quindi quali azioni di prevenzione possono essere messe in cantiere e perché è necessario che ci sia una governance sovraregionale vista la complessità del sistema Po, che non è un fiume piccolo, è un fiume grande che impatta su tante regioni. E quindi le decisioni di mitigazione del rischio nei casi di appunto rischio alluvioni sono complesse, hanno delle ripercussioni di natura economica, sociale eccetera, quindi è necessario che ci sia una governance unitaria. Quindi stiamo cercando di strutturare quello che peraltro deve essere fatto, quindi questa è un'occasione per discutere tra gli addetti ai lavori che partecipano a questa governance integrata di quali sono le modalità operative per poter dar gambe a una cosa che deve esistere per legge. Dottoressa Pagliara, che cosa accade in caso di emergenza? Come si fronteggia l'emergenza? Allora, l'emergenza si fronteggia a secondo del livello di interessamento, nel senso che a livello locale il primo intervento di soccorso e assistenza alla popolazione va gestito dal comune. Dopodiché, quando l'evento si manifesta in maniera tale per cui il comune non ha più le strutture e le risorse, i mezzi per affrontarlo, richiede l'intervento di livello superiore, che sia provinciale tramite le prefetture, sia regionale, e quindi regione e prefettura in questo caso devono collaborare per aiutare a intervenire quando l'evento è di livello sovracomunale.